la respirazione in fasi da 5, ok? Concentratevi sulla respirazione, è fondamentale. Le braccia forti devono invece fare dei palleggi vigorosi sopra e sotto le anche. Andiamo, scapole incollate, mento aperto, le braccia. Inspiro 1, 2, 3, 4, 5, ex, 2, 3, 4, 10, in, 2, 3, 4, 5, ex, 2, 3, 4, 20. 30. 40, allungo le gambe, stringo i glutei. 50. 60. 70. 80. 90. Forti, forti. Ok, andiamo a fare il nostro roll-up. Passiamo la palla alle mani. Ricentratevi sul tappetino, eh. La testa bene dentro. Il corpo lungo. Piedi a martello. Un respiro profondo. Arrotondo la schiena. Devo spingere bene sull'osso sacro. Vengo su. Tocco le punte dei piedi. Mentre toccate con la palla le punte dei piedi, pensate a risucchiare la pancia. E riscendiamo giù. Vertebra dopo vertebra. Molto lenti questi primi tre. Inspiro. Espiro. Ancora uno così lento. Inspirate. Espirate. Tre, più dinamici, senza però perdere il controllo dell'addome e la schiena rotonda, eh. Vai. Lasciamo la palla qui. Proviamo adesso a fare il rollover. L'abbiamo fatto l'altro giorno nel mat, quello più avanzato. Il rollover è avanzato, cioè non c'è storia, non è che possiamo renderlo più facile. È così. Dunque, abbiamo la palla ferma sempre qui dietro la testa. Provate ad andare a toccare con le punte dei piedi il pallone da football. Riscendete piano. Arrivate a 45 gradi, stringete i glutei e ripetete. Apri le gambe, tre così, ai lati vado a toccare. Pallone e scendo. E parto. E scendo. Benissimo. Piego le gambe alla pancia. Proviamo a toccare la palla e a salire in candela. Questo è preso dalla reforme. Non è più un rollover, ma un overhead. Ok? Quindi vado indietro, tocco la palla con le punte dei piedi. Candela e scendo, tre soli e tocca, candela e scendo, l'ultimo, lo so questo è ancora più difficile, tocco, su e piano, scendo qui a 90 gradi. Passiamo al one leg circle, più semplice decisamente. Prendete la palla e poggiatela a terra. Lasciamo la gamba sinistra sulla palla, ferma, comoda. Tiro
dietro la destra la pancia, stendo, piccoli molleggi, tacco punta, streccia, tacco punta, 3, 2, 1, è normale che tira, mani qui, braccia lungo il corpo, attivate l'ombelico, risucchiate la pancia e giro, 3, 2, 1, ancora, 3, 2, 1, reverse. Destra comoda allungata sul pallone, sinistra tirata forte, prima un attimo la pancia, streccio, distendo, molleggini, tacco punta, tira forte, flex, bend point, tira, perfetto, braccia lunghe, schiacciate con le mani il pavimento, attivate l'addome e vai, 6, 5, 4, 3, 2, 1, reverse, 6, 5, 4, 3, 2, e 1, fletti, tira, 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 andiamo su con un dondolino. Andiamo a preparare spine stretch forward. Gambe divaricate, ognuno divarichi a seconda della propria flessibilità. L'importante è mantenere la schiena lunga. Ok? Piedi a martello. Inspiro. Cresco in altezza. Respiro, vado giù, giù, giù. Molleggia le spalle, tieni forte l'addome, risucchia l'ombelico. Inspiro, qui dovete proprio crescere, allungarvi verso l'alto, collo lungo, espira, la palla avanti, cammina, molleggia. Ancora uno. Espira, vai, vai, vai. Se siete caldi, vi siete scaldati, molleggiate, scendendo ancora un po', fate camminare la palla. Rimango, 6, 5, 4, 3, 2, e ripesca la schiena dall'addome e la palla vicino a te. Scendiamo a fare la serie degli addominali. Concentratevi sul tappeto, sempre la testa, è importante che sia bene in appoggio, non la testa sul pavimento. Prima serie, andiamo a fare il lavoro di single leg stretch, ok? Alterniamo, vi fate sfuggire il pallone, mento a petto e cambio, tira, 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 ora 6, 5, 4, 3, 2, 1 e richiama, richiama, richiama le gambe qui, perché da qui facciamo partire il double leg stretch. Dalla posizione a pallina, questo è più facile di quello che abbiamo fatto l'altro giorno, perché abbiamo la palla sulla quale poggiare i piedi, però voi cercate sempre la tensione muscolare sull'addome e sui glutei stretti. Quando allungate le gambe, strizzate i glutei. Da qui inspiro, allungo, faccio camminare la palla, allungo anche le braccia, stringo i glutei e ispiro, torcio. 6,
compito della parte. Scissor e la forbice, ricordate? Questi molleggini? Ok, questi. Però testa su, forza, mento al petto. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Perfetto. Richiamate le gambe alla pancia. La palla adesso la prendiamo fra le caviglie e ci prepariamo a fare lower and lift. Con le mani alla nuca, da qui scendo in due tempi, salgo in uno, inspiro, scendo, espiro, salgo. Quando scendo apro anche i gomiti, quando salgo chiudo, inspiro, apro e scendo, espiro, chiudo i gomiti. L'ultimo, inspiro, espiro. Perfetto. Una gamba rimarrà adesso sempre sulla palla, magari la destra, e finiamo col crisscross. Faremo questo lavoro. Il tallone sulla palla è l'ideale, mi dà la giusta distanza. Posizione 1, piego la gamba che sta sulla palla. 2, tocco. Il gomito deve toccare il ginocchio opposto. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ho saltato apposta Ronin Lago Ball stamattina, non già ce l'abbiamo la palla. Proviamo al limite a fare sì alla fine, la foto. Ok. Respirate un attimo, tirate le gambe alla pancia. Andiamo adesso a fare una prima fase, pronta. Andiamo a fare il cigno, ok? Il cigno l'ho preparato in tre versioni e preferisco uscire adesso dal tappeto proprio per avere più sicurezza con le scarpe da tennis. Ci mettiamo in appoggio sulla palla, completamente rilassati, centratevi bene. Prima di iniziare l'esercizio vero e proprio, fate questo lavoro, abbandonate tutta la tensione muscolare sulle spalle, sul collo, date un input alla palla, dovete disegnare dei cerchi. Rilassarci, peso morto proprio giù. Guardate le gambe come sono messe, piegate, piedi a martello, le punte devono fare leva sul pavimento, perché da qui le mani vanno su tutte, attivo l'addome, mi sollevo su e torno giù. Inspiro, espiro. E andiamo a preparare la fase dive, swan dive si chiama, perché è un esercizio che ci fa un po' tuffare in avanti. Attenzione quindi ancora di più. Riparto dalla posizione di comfort, di relax. Da qui guardate cosa faccio, piego le gambe con un cestino, ricordate da piccoli l'avete trovato il cestino, e andate giù, piegate le braccia, stendete le braccia e le gambe,
allineate il corpo e relax. Ripetiamo, cestino, giù, 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 estendi le braccia, estendi le gambe, allinea il corpo, collo lungo, strizza i glutei e relax. Ancora uno, cestino, piega le braccia, estendi, allineati, strizza i glutei e relax. Ultima fase del cigno, forse la più semplice, ma non per questo meno efficace. La palla la allontano, prendete questa distanza, le vostre mani devono stare qui sopra, le braccia distese, siete? Dobbiamo andare a fare una repulsione, gambe divaricate per non caricare la schiena eccessivamente, risucchio la pancia. Inspiro, nel momento che inizio a buttare fuori l'aria, premo sulla palla e vengo su e giù, relax. Inspiro, espiro, collo lungo, spalle basse, strizza i glutei. L'ultimo, ci mettiamo il neck roll. Collo, inspira, espira, mezza circonduzione, torna al centro, l'altra metà, e giù, andiamo a scaricare la schiena, posizione, first position di scarico, quella classica, ginocchia aperte. Mi siedo sui talloni, schiaccio giù il petto, un'espirazione profonda completa, mentre la seguo cerco di chiudere le costole. Ok, andiamo adesso a fare, torniamo sulla fase supina, shoulder bridge. In realtà, come lo facciamo noi adesso, somiglia più a breathing, che è un esercizio che si fa alla cadila. Però diciamo che il lavoro di dissociazione delle vertebre è identico, sono due esercizi che somigliano molto come obiettivo. Braccia lunghe, i piedi rimangono comodi lì. Da qui stacca una vertebra alla volta, la schiena, rimani sulle spalle. Stringi i glutei, espira e scendi giù. Di nuovo, sali, un bottone alla volta, una vertebra alla volta. Su, 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 strizza i glutei, espira e scendi. Rimaniamo su, andiamo a fare i chicchi, calci. Rimango, tre a destra, uno. 2, 3, cambio gamba, 3 a sinistra, 1, 2, 3, e giù piano, piega le gambe, piega, 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 tira, ci abbiniamo frog, che in realtà la fate alla cadila che è la riforma, per chi ha avuto la fortuna di provare le mani. Frog va fatta così, con le ginocchia aperte quanto le vostre spalle, i piedi possibilmente pilates oppure come stanno comodi stamattina. Sollevo su e da qui vado lentamente di nuovo giù. Vai, sollevo. Su, su, su la pancia e scendi. L'ultimo, rimaniamo su e facciamo veramente il movimento della rana. Su, 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 allunga, fletti, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e riscendo giù. Gambe,
sia venuto un crampetto al bicipite femorale, cioè qui dietro la coscia, perché ha lavorato molto in questo esercizio. Ci prepariamo adesso a fare la serie laterale, la side kick. La side kick diventa più difficile con la palla, perché ovviamente avete meno stabilità. Cercate di trovare una posizione più possibile comoda e stabile, ok? Noi ci mettiamo così, ci poggiamo sulla palla. Sentirete che lavorerà molto anche la gamba sotto, oltre a questa sola. Attivo l'addome e da qui iniziamo. Poggiatevi sulla palla, non troppo, cioè mi poggio per avere più stabilità, non è che mi devo completamente abbandonare. Tengo sempre la parete addominale forte. Ricordate front and back, questo lavoro di calcio avanti e indietro. 6, 5, 4, 3, concentratevi, 2, 1 e là. Quando faccio la pausa posso abbandonarmi di più sulla palla. State avvertendo che lavora anche la gamba sotto per tenere l'equilibrio, la stabilità, cosa che non accade quando siamo sdraiati a terra. Andiamo a fare adesso up and down, ovviamente più piccolo rispetto a quando siamo sdraiati. Mettiamoci anche sempre il lavoro di punta, tacco, ok? Recupero l'addome e facciamo solo 6. 6, respirate, 5, 4, 3, 2, 1, relax. Facciamo una mini side kick. Finiamo con i piccoli cerchi, small circle. Sollevo la gamba, recupero l'addome. All'altezza dell'anca, forza, piccoli cerchi, 6, 5, 4, 3, 2, 1, reverse, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e relax. Ok, passa al centro, allunga giù, qualche secondo, sedetevi sui talloni con le ginocchia sulle spalle e cambio lato. Appoggio. Pancia attiva, andiamo col front and back, mi sollevo e 6, e bene calcia dietro, 5, 4, 3, 2, 1, relax, up and down, sempre 6, punta, tacco, addome e su, punta, tacco che scende, su e giù, su e giù, ancora 3, relax, togliamo tutto con i piccoli cerchi, cercate di sollevare la gamba all'altezza dell'anca se ce la fate, su, su, su. 6, 5, 4, 3, 2, 1, reverse. Di faccia, ok? Ci posizioniamo sopra con la pancia, prima rilassate, abbandonate il corpo qualche secondo, dovremo bene partire con le spalle allineate in una determinata posizione, ok? Per
altrimenti poi vi ritrovate eccessivamente avanti ed è un rischio. Allora a quel punto è meglio stare un po' più indietro. Io cammino fino a che non sento che la palla è arrivata alle ginocchia. Le ginocchia stanno facendo leva. Intanto attiva i glutei, addome forte. Da qui piego le gambe sull'erba bacino e mi allungo. Quando stiamo qui in fase lunga, inspirate. Porto sul sederino, espiro. Rimaniamo 8 secondi, su, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, cammina indietro e relax, giù, fanno avanti le spalle, rilassate il corpo, piccoli dondolini. Questo pull up può essere anche fatto con le gambe tese. Provatelo solo voi ex ginnasti, ok? Perché andiamo davvero a fare un lavoro simile a quello che si faceva in ginnastica con le verticali di impostazione. Salite su e ritornate giù. Stringo i glutei. Solo tre per farveli vedere. L'ultimo. Cammino, 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 cammino. Relax. Perfetto. Mi siete? Sani e salvi. Andiamo adesso a fare il down stretch. Down stretch, in genere si fa la reforma, anche la cavila. Da questa posizione, intanto devo mantenere il sedere stretto, la pancia attivata. Cado sulla palla con i gomiti, senza però modificare la posizione del bacino. E torno indietro usando lo scoop addominale. Da qui, cado in avanti, stringo i glutei e torno indietro. Non devo fare questo, non è che mi devo sedere. Ok? Stacco i talloni, cado, addome forte, ritorno. 5, 4, 3, 2, 1. Torniamo sdraiati, supini, andiamo a fare scissor, one leg. Una gamba rimarrà lì poggiata comoda, la sinistra, una gamba la stacchiamo, braccia lunghe, da qui inspiro e vengo su, non mi arrampo, aiuto. Fuori effetto, dritti qua, lasciate e tornate giù, inspiro. Espiro, fuori petto e giù, cambiamo gamba, sistematevi, gestite bene la palla, tenetevi la porta e non fatevela scappare, gamba sinistra staccata, inspiro e vengo sul mento al petto, mi arrampico e torno giù, minuto, palla se ne fa, inspiro, espiro, l'ultimo, inspiro, e lasciamo le gambe così per fare il teaser one, gambe a 45 gradi, piedi pilates, tacchi uniti, punte separate, allungo le braccia,
inspiro e vengo su, espiro, allunga la schiena e torno giù, inspiro, espiro. Le caviglie e molleggio giù. E piano scendo lentamente, controllo. Perfetto. Piego le gambe e la pancia, stai qui in stretch. Adesso a fare il lavoro preso dalla short box, dalla forma, seduti sulla palla, facciamo un po' di roll back e un'estensione completa finale che si chiama back bend, dove andremo quasi a fare un ponte, quasi. Se avete problemi però al tratto cervicale, avete fastidio, avete giramenti di testa col cambio di stagione, quello fa, evitate quell'ultima parte. È completamente giù. Ci sediamo sulla palla. Allora, non troppo indietro, la seduta un po' più qui. Fate bene leva sulle gambe, piegate, ok? Abbracciamo la parete addominale, spalle basse, gobba, mento al petto. Lentamente andiamo giù. Vertebra dopo vertebra e torniamo su. Sente quel discorso che abbiamo utilizzato nei roll up di premere sull'osso sacro, ok? Salgo. Benissimo, si vede che anche i parrucchieri sono chiusi, mi sento molto selvaggia, come la bionda di Liatti nel Flagello di Dio, che poi era Rita Rusic. Ok, andiamo a fare una fase laterale ancora, ma più dolce delle side kick, la sirenetta. Qui ci prepariamo a questa posizione. Inspiro, ho preso la posizione sfalzata delle ginocchia perché è più comoda per tutti. Inspiro, schiena lunga, pancia attiva, espiro, mi allungo spostando un po' la palla e ritorno qui. Inspiro, espiro, vai, fai camminare la palla e streccia e ritorno. Ancora uno. Inspira, espira. Occhio alla
spalla più piccolino, più corto l'esercizio. Avvolgi dolcemente il capo. Torci. Il gomito deve arrivare verso l'anca opposta. E torno su. Oh, non vi smontate la testa? Passo di qua e mi siedo. Aprite, spalle basse, petto aperto, pancia attiva, inspirate, espirate, inspirate, espirate. Con i cerchietti come abbiamo fatto prima, dato l'input e fate roteare la palla. Vediamo se il gradino.
No, pazienza. Braccio in alto, andiamo giù. Ok, e schiacciamo le spalle. E saliamo con la schiena coppa fino a qui, dove stringete i glutei. Ok, e tornate giù. Stavolta il culetto lo dovete cacciare fuori. Quando siete qua, lo sguardo è alla palla e schiaccio il petto. In realtà è più simile al cat, al gatto. Coppa. Gatto si fa sia alla chair che alla casa. E giù, flex. Schiaccio. E di nuovo, coppa. L'ultimo. Schiaccia. Torna pian pianino su, non vi preoccupate più della palla. Inspiro, mi allungo su, inspiro giù. Cercate sempre quando fate questa posizione di riattivare tutte le ancore posturali, che sono i glutei che controllano i talloni, quindi tacchi e glutei stretti, forti, interno coscia, la famosa cerniera più di una lampo. Attivo tutti i muscoletti centrali, l'addome, lo scoop, l'ombelico, insomma un sacco di cose si devono pensare quando si fa Pilates. Giù, controllate le spalle basse, lontane dalle orecchie. Inspirate. Questa è la colonna greca. Le spalle sempre basse, così vicino alle costole. Relevé. E stop. Per scaricare la schiena è ottimo questo lavoro semplicissimo che abbiamo fatto prima, proprio giù. Potete fare in qualsiasi momento del giorno quando avvertite la schiena troppo carica, con l'ombelico risucchiato, tutto il resto è rilassato. Potete semplicemente stare così a peso morto oppure fare i piccoli cerchietti che abbiamo disegnato prima. Io poi adoro e non il petto che vi ho fatto vedere prima. Mi piace da morire rimanere così. Poi gioco così, tengo le gambe, scarico la schiena, però con attenzione, bisogna imparare a prenderci un po' di confidenza con la palla. Buon sabato, abbiamo finito, buon pranzo, ciao!